Lorenzo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Sì, oggi Allora, preoccupato. guarda, facciamo così, per evitare ulteriori, diciamo, errori, io mi riprendo un attimo. A te la scelta su quale, come di consueto, diciamo, titolo partire o quantomeno su quale prodotto, ecco, finanziario partire nella nostra analisi fondamentale, insomma, e tecnica e che caratterizza un po' il nostro appuntamento settimanale. Sì, bene, allora guarda, partirei da un ETF ETF. su, esatto, è un ETF su intelligenza artificiale e robotica che ritengo di estremo interesse per la situazione politica che stiamo vivendo, perché come si sa ormai le guerre moderne si basano sicuramente anche su strumenti quali l'intelligenza artificiale. Questo ETF quindi che può rappresentare, quindi una indicazione del settore vede un movimento che ha trovato un minimo già a circa 28 euro. Questo è quotato nella borsa di Milano, quindi è possibile giustamente poterlo anche tradare in Italia, e attualmente sta rimbalzando, oggi più 1,22. A mio avviso c'è la possibilità di rivederlo intorno ai 33 virgola 5 euro, e quindi lo ritengo molto interessante come operatività in un settoriale che potrebbe appunto distinguersi dal mercato in generale. E allora questo per quanto riguarda questo ETF che è appunto su robotica e intelligenza artificiale, infatti la sigla era ROAI, quindi Robot Artificial Intelligence, io suppongo. Andiamo avanti e vediamo che cosa ci racconti per quanto riguarda BlackRock e sicuramente qui partiamo piuttosto forte, insomma, da una delle compagnie, insomma, maggiormente capitalizzate. Che ha registrato recentemente un rimbalzo importante, quello del 24 febbraio. Allora, sì, oggi ci concentreremo maggiormente sul settore finanziario e bancario. E appunto BlackRock permette di farci notare questo valore a 720, che ha rifiutato altri ribassi. In teoria poteva anche fare un 680, non è detto che diciamo non ci arrivi, ma in questo momento sta dimostrando possibilità di rimbalzo. Secondo me è un titolo molto interessante, perché comunque il settore finanziario potrebbe essere uno di quelli più coinvolti in una situazione di ricostruzione, di pace, di ripresa un po' dei colloqui, quindi anche se non è magari una cosa breve, però visto i prezzi attuali, visto il forte ribasso, considera che quotava 960, quindi ne ha persi più di 200 di dollari, quindi quasi un quinto. Adesso potrebbe trovare qui un supporto utile per gli investitori, perché riescono magari a creare quei portafogli su prezzi molto molto buoni. A mio avviso adesso potremmo vedere anche un 780/800 come estensione in caso di ripresa del settore appunto finanziario, e su questa base, ecco, si potrebbe costruire quindi un interessante trade. E rimaniamo in tema di, insomma, grandi realtà finanziarie, perché a questo punto da BlackRock potremo andare a vedere cosa succede su Goldman Sachs. Sì, esatto. Adesso passiamo a Goldman Sachs, che guardate ha una situazione molto simile, quindi tra l'altro qui c'è un rafforzamento del supporto, perché abbiamo visto un doppio minimo tra i valori di gennaio e i valori di febbraio. E in questo caso però il prezzo, nonostante il doppio minimo, non è riuscito a ritornare sopra 350, che sembra una resistenza importante. E direi che
Lo segnalo semplicemente perché a mio avviso questo dovrebbe essere attenzionato su un terzo minimo possibile o addirittura un minimo ancora più basso, magari nel mese di marzo, intorno ai 320. Ecco, se così dovesse essere, potrebbe diventare effettivamente molto interessante. Considerando anche un trade che potrebbe essere tradato dai 320 ai 350, certo. La capacità di andare anche sopra 350 aprirebbe altri tipi di strade, ma non è, diciamo, attualmente un caso, secondo me, ancora possibile. Passando a un altro colosso, Bank of America, Bank of America. questo è il titolo più forte tra quelli che oggi vedremo, perché, come puoi notare, sì, ha ottenuto anche questo una fase di ribasso, ma nonostante ciò ha costruito una solida fase di supporto a 42 dollari. Eh sì. Supporto che prima era una resistenza, poi supporto che già è iniziato ad essere testato da ottobre 2021 e tra l'altro si mantiene anche sopra la media a 200. La settimana scorsa, il 24 febbraio, hanno provato a rompere la media, ma ha chiuso di nuovo sopra. Oggi meno 3,20, complice un po' l'andamento del mercato americano, ma direi che probabilmente tra i titoli bancari più interessanti, appunto, possiamo ritenere che questo possa essere effettivamente importante. Se dovessimo avventurarci in un trade, io direi che il valore di 42 deve essere un valore ferreo di stop loss, 41,95, ecco, magari per evitare i round number, e su questo valore tenterei una strada di rimbalzo fino a 47. Questo dunque l'analisi insomma su Bank of America tra diciamo così appunto i titoli a livello finanziario più interessante dopo una rassegna che ha compreso anche BlackRock e Goldman Sachs. Cosa facciamo? Rimaniamo ancora nel settore o voltiamo pagina in qualche modo? Guarda, avevi l'ultimo titolo, JPM, Ah beh, JP cioè Morgan. JP Morgan, esatto, un altro colosso importante all'interno dell'indice S&P 500 finanziario, e quest'altro dimostra debolezza. Ecco, mi aspettavo un open più forte per essere sincero, ma adesso sto vedendo meno 3,50 e addirittura si mantiene sotto 144, che era la resistenza. Quindi per adesso la view rimane ribassista e sul grafico direi che magari lo facciamo correre un altro po' e cercheremo un'analisi migliore intorno ai 137. Aspettando i 137 dunque per quanto riguarda JP Morgan e a questo punto andiamo avanti e osserviamo un titolo che ci è stato chiesto peraltro durante la diretta con Sante Pellegrino e che quindi, a cui quindi possiamo dare un'ulteriore osservazione, un'ulteriore analisi. È un titolo che abbiamo già osservato più di un'occasione con Lorenzo PayPal. Esatto, sì, ho visto che l'avete già parlato poco fa. PayPal, che è un titolo molto apprezzato dagli investitori, anche se appunto è stato deludente nel 2022, ma anche diciamo che è partito prima la delusione. Il prezzo tra gli 86 e i 127 era appunto la zona dove poteva arrivare. Qui sta iniziando un po' a rallentare la discesa, anche se penso che ancora non sia giunto a un minimo effettivamente importante da stress, direi, perché comunque era anche uno di quei titoli che aveva corso di più. Io lo attenzionerei sugli 87-85 dollari. Prezzo che riterrei effettivamente di valore per un investitore di medio-lungo periodo. Quindi, nonostante tutto indica ipervenduto, e siccome ci sono anche tante domande su questo strumento che mi arrivano, perché giustamente sembra a buon prezzo guardando solo pochi mesi fa, ma in realtà direi che la società non è
non sta viaggiando in modo chiaro anche nella sua politica aziendale. Ha introdotto adesso delle commissioni fisse, voleva aprire la possibilità di tradare azioni e cripto, poi si rimangia alcune delle comunicazioni che mette in corso. Diciamo che la non chiarezza del piano industriale ha provocato questa vendita e uscita di massa dal titolo. E poi c'è anche la concorrenza che cresce in questo settore dei pagamenti digitali, che non è da sottovalutare. Quindi non lo voglio assolutamente, diciamo, valutare sopra i 100 dollari, ma lo preferirei appunto ben al di sotto. 85 sarebbe un prezzo ideale. 85 dunque, attenzione insomma anche a PayPal, e a questo punto andiamo anche a vedere di che cosa si tratta quando parliamo di Wells Fargo & Company, che è più o meno l'ultimo titolo che passiamo in rassegna. Poi Lorenzo, ti anticipo che c'è una domanda sull'ETF di cui abbiamo parlato e anche una domanda su un titolo quotato sul FTSE MIB, ma andiamo con ordine. Wells Fargo & Company, siamo a 52,47, oggi giornatina, meno 3,03%. Bene, sì, tutto il settore è allineato al ribasso, come avrai potuto notare. Allora, la Wells Fargo è una banca, anche questa, molto migliore graficamente rispetto alle altre, quindi si avvicina a cos'era, Bank of America, mi pare che era tra le migliori Sì. poco fa, e anche qui il supporto di 50 dollari tondi sembra aver avuto un effetto importante. Tra l'altro abbiamo una media mobile a 248, quindi non ha neanche ancora toccato la media. A questo punto, visto che l'allineamento del settore attualmente è un po' in negativo, ecco, questa pure la selezionerei come uno dei possibili trade probabili di ingresso rialzista. Preferirei però o un test di nuovo dei 50 o, se riuscissimo, addirittura sulla media mobile. Quindi guardiamolo, teniamolo sott'occhio, non dobbiamo avere fretta in questo momento di forte volatilità dei mercati, perché, come abbiamo visto, bastano 2 o 3 giorni buoni per trovare quei prezzi che effettivamente poi fanno la differenza. Allora, la domanda ti arriva da un amico. Ah, beh, il solito amico che non si firma, ma che ha un bel volatile nella sua foto di WhatsApp. Credo che sia un'anatra che insomma pattina nell'acqua. Vabbè, insomma, un saluto al nostro amico che non si firma. Ci chiede se possiamo fornirgli l'ISIN dell'ETF robotico, quantomeno un codice di riferimento. Possiamo anche, diciamo così, risolvere, semplificarlo, dandogli semplicemente il tuo indirizzo e poi ve la vedete, diciamo via mail o come preferisci, Lorenzo. Sì, certo, abbiamo l'ISIN, codice ROAI, comunque, e poi vabbè, mi scrivo qua l'email, supporto chiocciola wetrading.eu, e con piacere, se mi scrive, io naturalmente procederò a dargli anche i dettagli. Quindi Roma, Otranto, Ancona, Imola è diciamo il ticker, dopodiché insomma supporto chiocciolawi-trading.eu, corretto? Esatto. Ok, per magari eventuali dettagli. E l'amico poi ci chiede anche se gli concediamo un'analisi su Buzzi Unicem, Lorenzo, che diciamo che sono 3 sedute, giovedì, venerdì e oggi, che subisce insomma un po' il gap down, causa insomma tensioni militari, insomma le motivazioni sono sostanzialmente sempre quelle, ed è scivolato dai 18 sotto i 18, 18 che peraltro vedo cifra tonda facevano da buon supporto, rottura al ribasso e adesso stiamo galleggiando tra i 16 e i 17. Sì, esatto, titolo che perde vistosamente quotazioni. Io metto un grafico weekly, da cui è sempre un bene partire. Abbiamo quindi questo valore che non trova un supporto attualmente, e direi che con questa configurazione non escluderei anche dei 14-14,50 come punto di arrivo, facendo punto leva su questo grafico settimanale, su un livello che storicamente ha resistito anche al Covid del marzo 2000, aprile-marzo 2020.
Questi livelli della volatilità di marzo 2020, secondo me, li rivedremo su tanti titoli, visto la configurazione e ciò che sta accadendo purtroppo proprio in Europa e quindi specialmente nelle aziende europee. Direi di non avere fretta neanche qui di comprare un qualcosa semplicemente perché ha creato dei gap down. È vero che i gap spesso si chiudono, ma quando c'è un mercato bull, in un mercato effettivamente bearish, tra l'altro Buzzi è a ribasso da maggio 2021, ecco, non starei lì a puntare sulla chiusura dei gap. Senti Lorenzo, abbiamo ancora qualche minuto, per cui io ne approfitterei per fare anche un po' il punto sulla questione delle materie prime, su alcune materie prime ovviamente. Ad esempio il gold che oggi corre più 1,4%, ma è una seduta piuttosto volatile, insomma, e infatti mi sembra quasi che il pattern di oggi possa assomigliare, anche se vagamente, a un engulfing bullish, nel senso che quella di oggi potrebbe mangiarsi sia quella di ieri sia quella dell'altro ieri. Se vogliamo, si mangia dal 18 febbraio a quella di venerdì, ed è uno degli asset più su cui, insomma, gli investitori evidentemente si stanno concentrando maggiormente in questo periodo, tant'è che c'è già di nuovo, come Goldman Sachs, che vede il gold di nuovo sopra i 2000 dollari l'oncia. Che dici, Lorenzo? Guarda, anche io ho un disegno rialzista sul gold. Questo è un grafico settimanale con un mio vecchio punto di conteggio e la settimana scorsa abbiamo avuto la capacità di vedere una candela che stava tentando di rompere le resistenze dinamiche con una fake pinbar ribassista perché attualmente in effetti sembra appunto una fake. Per quanto riguarda Non ci sono mica solo le fake news, ci sono anche le fake Esatto, pinbar. sì, ma Attenzione, e ci come no? sta, ci sta, ci sta. E come no? Nel grafico daily, sì, il movimento resiste, 1917, l'apertura è stata negativa, poi nella notte è arrivato a 26, mi pare, poi di nuovo 1910, quindi è sicuramente un asset pieno di volatilità, ma ha ripreso ciò che a me interessava, ha ripreso il ruolo di store of value perché era stato perso questo ruolo da parte del gold per via del Bitcoin e di altre faccende, di un mercato veramente molto forte rialzista. Quindi, non appena tutto si trasforma in ribasso, il gold riprende le redini del controllo. A me piace il sottostante, come specialmente per il trading su buy sugli affondi e anche qui il valore di 1880 prezzo futures dovrebbe essere un valore a mio avviso che riesca a mantenere il supporto per adesso, ecco. Facciamo una parentesi anche sull'argento, dato che sempre Goldman Sachs, insomma, notizia di oggi, vede come tetto per il silver 25,40 dollari, adesso è scambiato sopra i 24, ma 25,4 top da novembre potrebbe essere appunto il tetto secondo Kinesis Money. E Lorenzo, che dici? Ma io invece al contrario, direi che appunto c'è un supporto importante verso i 24 e 30, la barra tra 24 e 24 e 30 e il fatto che stesso che anche questo strumento, che ha anche una valenza industriale più che anche solo di metallo prezioso, per me ci sono degli importanti target da fare che presto per me si potranno vedere 26 e 15 e poi direttamente verso 28. Questi due target, a mio avviso, sono più che fattibili in una situazione di incertezza dei mercati. Chiudiamo, se sei d'accordo Lorenzo, con la domanda di Marziano da Bologna, un affezionato che ci scrive spesso e che salutiamo. Ci chiede un parere su Azimut, quindi torniamo sul FTSE MIB e torniamo su uno dei titoli, insomma, torniamo quantomeno, facciamo l'ingresso nel settore assicurativo finanziario. In settimana, oggi scusate, cede il 3,17% dopo la settimana scorsa che ha ceduto il 6,2%, quindi oggi diciamo è già la
ha già perso metà di quanto insomma ha già smarrito settimana scorsa. Eh sì, il settore anche bancario assicurativo italiano è molto simile a ciò che abbiamo visto poco fa in America. Stamattina ho fatto anche un'altra analisi, un altro video su questo mercato italiano che si trova sul mio canale YouTube. Qui abbiamo pure una situazione quindi debole. Attualmente resiste al primo supporto che è di appunto 21 euro, ma siamo molto vicini alla possibilità di vedere anche i 20 euro come elemento. Questo range di giugno-luglio 2021 è comune in tanti titoli del settore finanziario. Diciamo che la partita si giocherà proprio in questo range. Alcuni titoli riusciranno a mantenerlo, altri magari arriveranno fino alla parte bassa. È un settore in cui io ci credo nel futuro, ma non ci dà ancora un vero senso di inversione. Ma siamo vicini, secondo me, siamo molto vicini, quindi analizziamolo. Anche qui dico sempre lo stesso schema, cioè non dobbiamo avere fretta finché non c'è un effettivo movimento che possiamo cogliere a rialzo un po' su tutto il settore. Se un settore, ecco, ci dà la capacità di battere l'indice di riferimento, allora andremo a cercare i titoli e faremo stock picking. Però ecco, direi che tutto il settore è interessante, un po' ovunque. Sul titolo non mi precipiterei, però in modo immediato. Guardando la grafica è come se avessimo davanti l'Everest e il K2, nel senso che abbiamo appunto il massimo del 16 novembre, poi il massimo del 13 gennaio leggermente più basso e poi insomma si è andati giù. E siccome sono i massimi non storici, però insomma molto vicini a quelli di maggio 2015, viene un po' da fare questa piccolo parallelismo insomma con la geografia asiatica, ma ovviamente lo facciamo anche un po' per sorridere e alleggerire. Lorenzo Sentino, we-trading.eu, grazie, come sempre, buon proseguimento di settimana, alla prossima. Grazie Giacomo, a tutto lo staff di Le Fonti e a tutti coloro che ci hanno seguiti. A presto e buon trading.